Noi lo sappiamo, entrando nella città santa, Gesù si è messo volontariamente nelle mani dei suoi nemici. Oggi, nelle tenebre, nelle temperie culturali, nel clima dei nostri tempi, Gesù corre il pericolo di un'altra disavventura. Oggi molti lo esaltano e dicono di stare con lui, ma poi gli cambiano addirittura le parole in bocca, gli fanno dire quello che vogliono loro. Quante volte noi sentiamo, quante volte veniamo a sapere di gente, magari anche colta e famosa, che impavidamente dichiara: secondo me Cristo ha detto così, secondo me Cristo ha fatto cos'ha, senza nemmeno prendersi la briga di controllare sui testi e sui dati storici. Secondo me. Ma il Vangelo non è un secondo me, è un secondo lui. È un passaggio del discorso ai giovani del Cardinal Giacomo Biffi per la celebrazione delle Palme del 99. Ora un agile volumetto, pubblicato dalle edizioni Studio Domenicano, raccoglie tutti gli interventi dell'allora Arcivescovo di Bologna, dal 1988 al 2003, nelle Giornate Mondiali della Gioventù, nella Domenica delle Palme. Un capitolo introduttivo e uno conclusivo completano il libro, che raccoglie una parte di quel dialogo quasi permanente che il Cardinal Biffi ha avuto nei suoi anni di ministero episcopale a guida della diocesi. La dedica della raccolta è a Giovanni Paolo II, inventore delle Giornate Mondiali della Gioventù, che fu portatore di una singolare capacità di raggiungere e affascinare i giovani di ogni continente e cultura per indirizzarli all'incontro decisivo con Gesù Salvatore. Nel complesso, un discorso ai giovani, non lungo ma completo. Una guida alla fede valida per tutti, anche per chi, come diceva con simpatica ironia lo stesso cardinale, è giovane da molto tempo. Vi do una notizia un po' riservata, scrive il cardinal Biffi nell'ultimo capitolo. Vi rivelo un segreto, ma mi raccomando, resti tra di noi. La notizia è questa: grande è la fortuna di noi credenti, grande è la fortuna di chi è cristiano. Però non andate a dirlo agli altri, non capirebbero. E potrebbero anche aversela a male, potrebbero addirittura giudicare arroganza la nostra riconoscenza verso Dio Padre che ci ha colmato di regali. C'è persino il rischio di essere giudicati intolleranti. Intolleranti solo perché non ci riesce di omologarci, disciplinatamente e con cuore contrito, alla cultura imperante. Intolleranti solo perché non ci riesce di smarrirci, come sarebbe politicamente corretto, nella generale confusione delle idee e dei comportamenti. L'augurio pasquale più vero è che ci sia dato di rispondere a questo amore con l'amore. Con l'amore autentico, con l'amore che si dona, con l'amore che sa anche sacrificarci. L'uomo non può vivere senza amore.